In questo breve tutorial impareremo a fare questo cuoricino 3D. Questi sono dei tutorial veloci che ci insegnano a fare delle cose basiche che poi possiamo utilizzare in molti altri progetti. In questo appunto faremo questo cuore, ma non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per realizzare questo progetto ci serviranno un filato, un uncinetto, un ago da lana, una forbice e un po' di ovatta. Cominciamo realizzando un cerchio magico, quindi filo intorno al dito e peschiamo il filo, facciamo una catenella e nel primo giro lavoriamo 6 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fatti i 6 punti bassi, tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. Essendo questa una lavorazione a spirale, è utile segnare l'inizio del giro e questo lo possiamo fare anche semplicemente con un filetto. Nel secondo giro lavoriamo un aumento, quindi 2 punti nello stesso punto e un punto. E ripetiamo un aumento, un punto fino alla fine del giro che terminerà con 9 punti. Nel terzo giro lavoriamo questi 9 punti punto su punto, senza aumenti né diminuzioni. Un punto in ogni punto. Terminato il terzo giro, facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Così. Fatto questo, ne facciamo un altro identico, però senza tagliare il filo. Fatto il secondo pezzo, come dicevamo, non tagliamo il filo. Prendiamo il primo e li avviciniamo in questo modo, appaiando la fine dei due terzi giri. E cominciamo a unire il lavoro. E cominciamo facendo un punto, prendendo l'ultimo punto lavorato, così, e portiamo fuori il filo, e lavoriamo il primo punto, quindi è come se fosse una diminuzione, ma in realtà è un punto perché questo punto avevamo già lavorato, però questo serve per unire meglio il lavoro. E chiudiamo questo primo punto, così. Ed ora lavoriamo 3 punti bassi. 1, 2, 3. Un aumento nel successivo punto, quindi 2 punti nello stesso punto, 8 punti bassi, quindi 1, 2, 3 e nel quarto punto lavoriamo come prima, prendendo l'ultimo punto del giro e l'ultimo punto del giro precedente, quello già lavorato, quindi entriamo anche qui, estraiamo il filo e chiudiamo tutto insieme. Questo era il nostro quarto punto e proseguiamo. 5, 6, 7, 8 punti, un aumento, 2 punti nello stesso punto. E concludiamo il giro con 3 punti bassi. 1, 2 e 3. Quindi il giro si chiude un punto prima dell'unione. Nel prossimo giro lavoriamo una diminuzione, quindi mezza catenella esterna dei 2 punti successivi. Così. E 8 punti bassi. 1, 2, 8 e ripetiamo una diminuzione, 8 punti bassi. Quindi una diminuzione e 8 punti bassi. 1 e 8. E questo giro termina con 18 punti bassi. Nel successivo giro lavoriamo una diminuzione,
due punti bassi, 1, 2, una diminuzione e 3 punti bassi, 1, 2, e ripetiamo un'altra volta, una diminuzione, due punti bassi, una diminuzione, tre punti bassi. Una diminuzione, due punti bassi. Una diminuzione, tre punti bassi. Due e tre. E questo giro termina con 14 punti. Nel prossimo giro lavoriamo una diminuzione, cinque punti bassi, 1, 2, 3, 4, 5 e ripetiamo una diminuzione, 5 punti bassi, 1, 5 e questo giro termina con 12 punti bassi. A questo punto possiamo riempire con l'ovatta. Una volta riempito bene con l'ovatta, lavoriamo l'ultimo giro in cui lavoreremo 6 diminuzioni, quindi una diminuzione in ogni punto. 1, 2 e 6. Lavorate le 6 diminuzioni, restiamo con 6 punti, tagliamo il filo e estraiamo l'uncinetto. Infiliamo il filo in un ago da lana e con il filo passiamo attraverso le mezze catenelle esterne dei 6 punti che ci rimangono, quindi solo attraverso la mezza catenella esterna passiamo il filo. E tiriamo per chiudere il buco. Se vogliamo possiamo passare ancora attraverso qualche punto e facciamo un nodino. Così. Ripassiamo verso il centro, uscendo dal centro in maniera che il nodino si nasconda. Così e rientriamo perdendo il filo e lo tagliamo. E il nostro piccolo cuore è pronto. Questo è un progetto velocissimo che ho voluto fare in maniera che avessimo un cuore da poter utilizzare in tanti progetti diversi. Qui va ovviamente la vostra fantasia. Per esempio, con lo stesso schema abbiamo fatto questo semplicissimo portachiavi come esempio, ma potrebbero essere tante altre cose, oppure abbiamo fatto questo segnalibro che da una parte ha il cuore e dall'altra ha un micetto che impareremo a fare assieme. Insomma, questo era più che altro perché aveste la possibilità di avere un cuore facile e veloce 3D da fare, per poterlo inserire in tanti progetti. Io spero tanto che questo piccolo cuore vi possa essere utile, che questo tutorial vi sia piaciuto. Vi mando un abbraccio, un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!